Salvataggio Girini, terza e ultima parte. Questa è la situazione. I tecnici stanno già iniziando a svuotare la piscina. All'interno, come vedete, ci sono ancora un bel po' di girini. Essendoci acqua bassa, oggi posso entrare con il retino per recuperarne più che posso. Ovviamente anche oggi con l'aiuto di mia mamma. Ormai la maggior parte dei girini sono già metamorfosati e hanno questo aspetto, quindi sono dei mini rospetti. Con l'acqua bassa sono riuscita a recuperare anche degli esemplari adulti, due maschietti e una bellissima femminuccia. Dopo aver preso quasi tutti i girini, li trasferiamo in questi bidoni per il trasporto. Questi sono tutti i mini rospetti salvati oggi, guardate quanti sono. Ovviamente loro non staranno nei bidoni, ma nel secchio insieme a me, perché sennò con troppa acqua vengono sballottolati e possono morire. E infine rilascio tutti in riva al lago. Prima ho liberato gli adulti, poi i mini rospetti e infine tutti i girini. Non so perché, ma ho la sensazione che ci rivedremo l'anno prossimo.